Oggi è tosta, oggi è veramente tosta. Qua alle mie spalle c'è la MG Marvel R, è una macchina completamente elettrica, è una macchina che mi ha fatto capire che in Europa cambieranno tante tante cose. Cambieranno tante tante cose perché poi andiamo a vederla bene bene, ma questa c'è una batteria da 70 kWh, dichiarano 180 cavalli, in realtà spinge come se ne avesse 350. Fermi tutti, precisazione post conferenza. C'era un dato nella scheda tecnica che è stato frainteso, 180 cavalli in realtà solo per la sella posteriore, quindi la potenza complessiva è di 288 cavalli, 0-100 in 4-9 secondi, e adesso si spiega come mai sembra avere 300 cavalli, quindi tenetelo a mente per il resto del video. È costruita bene, pur essendo cinese, e la vendono a 40.000 euro, lasciate stare questo allestimento, però i dati tecnici sono gli stessi, a 40.000 euro senza incentivi, ciò significa che c'è gente che si può portare a casa lei a 29.000 euro anche, o anche meno, con una media di prezzo di mercato di un'auto del genere che fa concorrenza a Volkswagen ID4 di 60, 70, dipende quanto premium vogliamo andare, 80-90.000 euro. Li hai capiti. Comunque, partiamo dalle basi. MG Morris Garage, marchio storico, comprato dalla SAIC. SAIC è il primo costruttore cinese di auto che 8 mesi fa ritorna in Europa con un po' di modelli, con delle macchine benzina, ibride, ibride plug-in, e soprattutto lei che è la novità, la Marvel R. Marvel R riprende uno stile che non è tanto personale, perché ci sono delle contaminazioni che arrivano un po' da molte parti. Questo gruppo ottico l'ho già visto da qualche parte sdoppiato in questo modo, queste lavorazioni con questi prismi l'ho già visti da qualche parte, c'è un po' una mezza ruffianatina, ma va benissimo perché è oggettivamente bellina, del gruppo ottico unito qua davanti. E poi abbiamo tutta una parte frontale che è costruita oggettivamente anche molto bene, lavorata molto bene, molto carina come stile cerchi, anche qua guardate che carini che sono. E poi tutta una parte laterale che si sviluppa su dei passaruota che danno appunto questa componente fuoristradistica tipica da SUV, ad altri dettagli che vanno a impreziosire un po' la vista laterale dell'auto, anche le lavorazioni colorate degli specchietti, delle frecce presenti sugli specchietti, queste qua sono le telecamere perché c'è un array a 360 gradi, di queste maniglie a scomparsa perché poi le maniglie vanno ad appiattirsi sulla carrozzeria per migliorare il coefficiente di penetrazione aerodinamica, ma soprattutto per fare un elemento di stile. E invece una parte posteriore che è bella, ma tanto personale non lo è, perché questo gruppo ottico, anzi se la guardiamo in questo modo, mi ricorda tantissimo, ma tipo tantissimissimissimissimissimissimo, una Lexus UX, e questa listarella cromata mi sembra che sia stata una contaminazione presa da un Audi A6, però poco male, nel senso che ci siamo. È una vettura che, come vi ho detto, dispone di trazione integrale, una batteria da 70 kWh. Vi faccio vedere gli interni perché anche qua, al netto di alcune contaminazioni, sono belli, cioè non si può dire niente, non si può dire che siano brutti. Tra l'altro la costruzione è fatta molto bene, materiali morbidi, qua sotto plastica, impianto Bose, è intelligente far vedere che ci sia un impianto firmato, lavorazioni belle, solida. A bordo troviamo un quadro strumenti completamente digitale, ben integrato con il sistema infotelematico e di controllo della vettura. Ci sono un sacco di funzioni che si possono esplorare sull'auto. Volante abbastanza anonimo, ma ci sta, con la parte sinistra delegata al controllo della parte multimediale e la parte destra per andare a selezionare tutte le visualizzazioni che ci sono sul trip computer. Questa qua è anche una visualizzazione che in marcia non so se si vedrà perché attaccherò qua la GoPro, ma vi fa vedere ovviamente tutto ciò che la macchina vede di fronte a sé, a condizioni di traffico e quant'altro. Parte centrale vi ricorda qualcosa? A me ricorda tantissimo la user experience di Tesla, per questo colore bianco, per questo schermone. È un misto tra una Tesla e, per questa inclinazione, una Range Rover, una Mercedes. Poi gli interni un po' mi ricordano Mazda, però
sono belli, sono fatti bene, sono assemblati bene. Tutto questo display è molto bello, però oggettivamente è un po' troppo arretrato. Ok, che qua sotto ho tantissimo spazio, però forse sarebbe stato meglio spingerlo un pochettino più indietro. Due cup holder e, riesco più ad aprirlo, un vano centrale abbastanza capiente con la comoda tasca per gli smartphone e poi i classici vani portoggetti. Insomma, qua non ci dobbiamo spendere molto molto tempo. I sedili sono anch'essi molto carini, griffati MG, completamente in pelle, morbidi, una buona seduta. E poi guardate anche i dettagli preziosi del controllo dei finestrini, degli alzacristalli, che sicuramente denotano un certo livello di attenzione per quanto riguarda questi dettagli. Nella parte posteriore si sta bene, mi sono dimenticato di farvi vedere, regolazione dei sedili completamente elettronica e regolazione lombare invece manuale con funzione di memoria. Mentre nella parte posteriore troviamo la stessa qualità costruttiva sui pannelli porta, molto bella. Anche qua dietro è stata curata la vista posteriore del sedile con il logo MG, con questo piano black, con questa cromatura, belle le tasche. Abbiamo anche qua dietro l'aerazione, le bocchette dell'aria condizionata, abbiamo il doppio gancio Isofix da una parte e dall'altra, anche qua dietro dei sedili di piglio sportivo. La bocca d'accesso ovviamente è molto molto grande, le batterie si trovano sul fondo, piattaforma tipo skateboard, non c'è il tunnel centrale, quindi massima abitabilità anche qua dietro. Sto oggettivamente benissimo, ho tantissimo spazio nonostante ci sia il tetto apribile. E con la tendina elettrica, non male. Vi faccio vedere di nuovo la vista della vettura da qua davanti e vi faccio di nuovo vedere come sta bene anche qua dietro. Bagagliaio non è tanto tanto capiente, però diciamo che è nella media di queste vetture. Eccoci, apertura elettroattuata. Ragazzi, questa macchina costa veramente poco per quello che c'è su. Apertura elettroattuata e vedete che il bagagliaio non è tanto capiente, però tutto sommato è vivibile. La soglia è abbastanza alta, qua sotto ho poco spazio, adesso si spacca tutto, qua sotto ho veramente poco spazio se non ho l'impianto Bose per andare a riporre un cavo, altrimenti il cavo deve rimanere sopra, e vedete che qua sotto c'è tutto uno spazio del telaio che serve per andare a alloggiare o elettronica o batterie. Poco male, chiudiamo e andiamo a vedere una cosa che mi ha stupito. Onestamente, la cosa che più mi ha stupito non è tanto la macchina in sé, non è tanto il fatto che i cinesi stiano arrivando in Europa con dei prodotti che venderanno milioni e milioni e milioni, mentre i costruttori europei rimarranno lì a guardare e a assorbirsi un po' tutto quello che i cinesi sono riusciti a fare ormai già da 30 anni a questa parte, quello che sono riusciti a seminare da 30 anni a questa parte, ma che mi ha sorpreso, vi dicevo, è il fatto che, ok, c'è una macchina elettrica che costa poco per quello che offre, cioè non siamo in Europa dove c'erano persone pronte a fucilare gli ingegneri, gli operai, quando avevano degli scarti millimetrici negli assemblaggi, però credetemi, la cosa che mi ha sorpreso è che è assemblata veramente, veramente, veramente molto bene. Non ho un calibro, ma ve ne do la conferma al dito. Non ci sono veramente scarti negli assemblaggi e questa cosa un po' mi fa pensare, mi fa paura, perché non è tanto prendere ispirazione dalle macchine, perché ormai abbiamo capito un po' come hanno lavorato negli anni, ma il fatto che adesso anche in Cina si riescano a fare macchine con un livello di qualità, soprattutto negli assemblaggi, negli impianti produttivi, al pari se non superiori anche a quello che si vede in Europa. Questo mi ha fatto veramente paura, perché oggettivamente è un bel prodotto, oggettivamente è un prodotto che non è costruito male, anzi è costruito molto molto bene. Le specifiche, vi ripeto, fanno paura per il prezzo a cui è offerta, e quindi non rimane che mettersi al volante, guidarla un po' e capire come va questa MG Marvel R. Partiamo da fermi, che vi faccio vedere anche la telecamera a 360 gradi, sia retromarcia che in manovra, e come vedete mi ricrea un'immagine, appunto a 360 gradi dell'ambiente circostante, con tanto di visuale grande invece dell'area di manovra, che sia anteriore o posteriore, anteriore in questo caso, posteriore quando c'è ingaggiata la retro
Detto questo, iniziamo a capire un po' il tipo di prodotto. È un SUV che fa concorrenza, come vi ho detto, a ID4, quindi anche come dimensioni siamo lì lì. E appena mi metto alla guida, ovviamente, non c'è nessuna sensazione nuovissima, nel senso che è una macchina che già possiamo capire come si muove, è un'auto elettrica, quindi è un'auto che già di base ha un comportamento abbastanza standardizzato e soprattutto mi fa trovare immediatamente a mio agio nell'ambiente di guida. La visibilità è molto buona, una bella posizione di guida, molto rialzata, ho una bella seduta, la seduta è veramente bella, molto comoda e ha anche una buona triangolazione tra la pedaliera, il sedile e il volante. È facile, è molto facile, e però una delle prime cose che sento è anche che è un po' dura. È un po' dura non tanto di assetto, l'assetto è morbido, però la risposta degli ammortizzatori è pesante perché si capisce che la macchina ha il suo bel peso, dichiarano 2 tonnellate, ma sembra di guidare una macchina bel po' più pesante, intorno alla media, insomma. Delle auto di pari segmento siamo secondo me intorno alle 2 tonnellate 2, 2 tonnellate e 3, ma ci sta perché ripeto è un'auto elettrica, però hanno voluto secondo me fare una taratura morbida perché quando la guidiamo in piano capiamo che comunque la taratura degli ammortizzatori e delle molle è molto morbida, ma al contempo hanno dovuto irrigidire tanto secondo me le barre anti-rollio e la risposta stessa degli ammortizzatori che è un pochino secca. Però vabbè, poco male, questo nell'atto pratico si traduce in una macchina che comunque si fa guidare in modo molto confortevole, a meno che viviate in un paese pieno di buche o in un paese con 850 milioni di dossi. La seconda cosa, prima di parlare di performance e di quello che mi interessa, sistema infotelematico, l'abbiamo visto. Strizza un po' l'occhio a qualcosa di già visto, all'atto pratico non va tanto veloce quanto quel qualcosa di già visto, ma va benino, si muove bene, non è fluidissimo, ma riesce a portarci bene a destinazione, una guida fatta bene, ha una guida assistita, inteso di aiuto alla navigazione satellitare fatta molto bene, che tra l'altro viene riportata invece sul quadro strumenti digitale. Il quadro strumenti digitale, a differenza del sistema infotelematico che lascia un po' il tempo che trova, invece lavora molto molto bene, sempre a un frame rate altissimo, se sempre a 60 frame al secondo, con tutte le visualizzazioni che posso scegliere che compaiono in modo molto fluido, posso vedere veramente tantissimi dati dell'auto e tra l'altro è ben integrato proprio a livello grafico, ha un sacco di informazioni e un sacco di informazioni nel posto giusto, tra l'altro anche con una bella grafica molto moderna e questa cosa mi è piaciuta veramente tanto. Parlando poi di altre dotazioni tecnologiche, cioè ovviamente la compatibilità con Android Auto, Apple CarPlay, tutti i sistemi di mirroring degli smartphone e ovviamente sempre dal sistema infotelematico principale io posso controllare non soltanto la parte multimediale, vedete che ci mette un attimino, ma anche ovviamente tutta la parte di gestione del veicolo con tutta la parte di controllo della personalizzazione dell'auto, delle personalizzazioni delle luci e anche, eccolo qua, la parte di pilota MG sarebbe quella parte di assistenza alla guida di livello 2 avanzato di cui è disposta questa vettura, quindi cruise control adattivo, mantenimento e centraggio della corsia, frenata automatica di emergenza, blind spot monitor e anche una funzione che ci avvisa quando stiamo per aprire le portiere se c'è un veicolo che arriva da dietro, illuminando questa spia e facendo un segnale acustico. Poi ho sempre qua che la grafica è carinissima, ho sempre qua. Beh, veramente carinissima. Vabbè, prendere ispirazione non è una cosa brutta. Ho sempre qua anche una visualizzazione dello stato della batteria, dell'autonomia, delle impostazioni di ricarica e esattamente come su Tesla viene poi mostrata la velocità di ricarica, e ci dà anche indicazioni di come e quanto ricaricare la batteria con l'ultima parte della carica che viene indicata come modalità a lungo viaggio, quindi dall'80% in su, e invece la parte dallo 0 all'80% che ovviamente si ricarica anche molto più velocemente come parte attiva della batteria. Batteria che garantisce, non ho neanche visto il dichiarato, mi baso su quello che vedo io, su quello che stiamo guidando, cioè su quello che ho visto come discesa in base al nostro stile di guida. Abbiamo adesso 220 km di autonomia con tutti i sistemi di climatizzazione, riscaldamento, fuori fa freddo,
e quant'altro, e abbiamo guidato un po' col piede veramente pesante, al 70% di batteria. In condizioni normali sono certo che si riescano a strappare dai molto più di 300, direi anche 350 km di autonomia da questa macchina senza grossi problemi, il che ci sta assolutamente. Parlando invece di come si guida, arriva la sorpresa. La sorpresa qual è? Leggendo la scheda tecnica, vedo doppio motore, ovviamente perché abbiamo una trazione integrale virtuale, e vedo come potenza 180 cavalli complessivi, perché sono 130 kW più o meno. Dice 180 cavalli, sì, vabbè, va bene, ma per un'auto elettrica che pesa così tanto. In realtà poi testo giù e prendo velocità in un modo disarmante. Sembra, avendo guidato tante altre auto elettriche con tante altre potenze, di guidare una macchina da almeno 300 cavalli. Non ha 180 cavalli questa macchina qua, il che è un bene, aperta e chiusa parentesi, è un super bene, è un super bene. Quindi mi ha sorpreso per come spinge la macchina, per la sua spinta, per la sua accelerazione, e questo va molto bene. Tra l'altro poi ho anche tutti i profili di guida, ho dall'eco allo sport, alla modalità normale, alla sport plus, che va a aumentare ancora di più la risposta dell'acceleratore, e credetemi, ripeto, non è una macchina con cui andare forte, ma va veramente forte, accelera veramente molto bene. Però poi decelerando mi accorgo di un piccolo baco. La strategia di utilizzo del freno va a premiare tantissimo ad utilizzare sempre finché non faccio un pestone veramente 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 forte, il recupero dell'energia del motore elettrico. Il blending con il freno non è fatto così bene, ma non lo sentirete mai, perché tendenzialmente la macchina, anche in frenate dove spingete tanto col piede del freno, non fa delle inchiodate, non si ferma così violentemente, ma cerca sempre di recuperare il massimo possibile. Ovvio che se, anziché fare una pressione molto alta sul pedale dell'acceleratore, adesso mi vola giù lo zaino, quindi magari lo appoggiamo qua per terra, ma faccio una frenata bella energica di emergenza, allora sì che interviene in modo violento non solo il sistema frenante vero e proprio, ma si sente proprio il servofreno che mi tira giù il pedale. Quindi il pedale del freno va bene per un utilizzo normale, per il mio tipo di guida, per come sono abituato io a frenare sulle macchine, per come mi piace sentire che le macchine si fermino, è un pochino troppo lento, nel senso che non frena come vorrei. Poco male. Strategie non è un difetto, sono tutte strategie, tenetelo bene in mente. Invece su come si guida, beh, lo sterzo non è super precisissimo, non è super diretto, e soprattutto la risposta è un filino lenta. È un filino lenta proprio per quel discorso di assetto che abbiamo fatto prima. Sicuramente non è stata la loro priorità in fase di progettazione, della vettura, perché la macchina si muove non in un livello lineare rispetto alla potenza, che ha. Va bene nella guida di tutti i giorni, non va bene per una guida sportiva, e soprattutto si capisce che in Europa riusciamo a dare una trattura alle macchine che è decisamente opposta e migliore rispetto a quella che danno magari degli imprinting orientali. Ma detto questo, poco male, perché dubito che in realtà chi compri questa vettura si metta a fare il pelo su come si guida. Per il resto si guida anche bene, non abbiamo grossissime, grossissime difficoltà. Invece di autonomia ne abbiamo parlato, di sistemi di assistenza ne abbiamo parlato. Due considerazioni in più sulla macchina. Non ha altri difetti, non ci sono scricchiolii, gli assemblaggi sono fatti bene, gli ho fatto veramente pelo contro pelo, non solo fuori ma anche all'interno, tutto è assemblato bene, ma non ci sono scricchiolii da nessuna parte, ed è difficile non trovare scricchiolii su una macchina di oggi, ma perché fisiologicamente ci sono un sacco di cose incollate, assemblate, avvitate. Qua non ci sono, quindi vuol dire che il prodotto l'hanno fatto bene, hanno lavorato sicuramente bene, e questo, su questo non gli si può dire assolutamente niente. Che cosa gli diciamo? Che
pecca un po' di personalità perché ha preso un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù, ci sta, ma alla fine se il prodotto è bello e piace, va bene. E poi rimane una vettura estremamente comoda e piacevole da guidare, come tutte le auto elettriche, perché il comfort a bordo è veramente tantissimo, silenzio totale, nessuna vibrazione, dall'asfalto tra l'altro non arrivano neanche grandi vibrazioni, rumore di rotolamento degli pneumatici o vibrazioni preoccupanti a livello di quantità che ne arrivano in abitacolo, quindi devo dire che è un buon guidare, un gran bel buon guidare. Vi dico anche che il caricatore, ovviamente se la ricarica rapida, ma il caricatore di bordo è da 11 kW in alternata, quindi una macchina che tendenzialmente si può anche sfruttare bene a casa, soprattutto se avete una wallbox che in corrente alternata gli può buttare dentro fino a 11 kW. Non male, non male, sicuramente un'auto elettrica molto molto competitiva. È sicuramente un'auto elettrica che darà del filo da torcere ai costruttori europei, perché se si vendono DR, se si vendono Dacia Spring, vuol dire che l'auto elettrica o le auto interessano, anche se non hanno questa grandissima personalità dietro, e questa macchina, per il costo che ha, per come va e per quanto è carina, devo dire che secondo me si ricaverà una buona fetta di clienti oggigiorno nel mercato. Detto questo, scendiamo che tiriamo due conclusioni. Insomma, avete capito, una macchina che va sostanzialmente bene. Il suo punto di forza è sicuramente il prezzo. Sicuramente sanno bene in MG, in SAIC, come aggredire il mercato europeo in un momento storico che richiede questo tipo di auto, con questa forma della carrozzeria e soprattutto con un appeal estetico che piace, perché non è per niente brutta. I prezzi devono ancora essere aggiustati un filino, in linea di massima ve l'ho detto. 40.000 euro senza incentivi nell'allestimento base, per il resto rimane una vettura che va incredibilmente bene. Stranamente, non so come abbiano fatto a dichiarare così pochi cavalli elettrici, perché si guida come se ne avesse 300 o anche 350, anche in virtù del peso, che comunque è molto elevato perché si tratta di una macchina con una bella batteria da 70 kWh. Detto questo, voglio sapere da voi che cosa ne pensate di quest'auto qua sotto nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video, sempre su Automoto. Ciao!